un primo tempo diciamo non troppo convincente e un secondo tempo dove l'Arezzo invece ha giocato alla pari del Novara e alla fine era riuscita anche a tirar fuori un 2-1 dal cilindro che non è arrivato in fondo. In entrambi i tempi l'Arezzo ha subito gol nell'ultimo minuto, diciamo così. Sì, però di solito non ne subiamo mai, quindi penso sia più frutto del caso che il resto. Alla fine sono stati due colpi di testa, nel primo tempo hanno fatto leggermente meglio loro, secondo te abbiamo fatto leggermente meglio noi, ma penso che alla fine il risultato del pari sia poi un risultato giusto. Gli ingressi in campo del secondo tempo hanno inciso sulla prestazione dell'Arezzo? Benello ha fatto gol, quindi per forza di robe sì. Comunque sia, avevo tre ammoniti alla fine del primo tempo, quindi non volevo correre il rischio di rimanere in 10, ho tolto Varutti per quel motivo là. Però alla fine insomma stavamo equilibrati pure il primo di tempo, però è chiaro che se una squadra che spinge, c'ha struttura fisica, qualche difficoltà la possiamo trovare. E indubbiamente nel primo tempo insomma qualche difficoltà l'Arezzo l'ha avuta, ma ci stava. E questo risultato tutto sommato è quello che speravamo, da fuori almeno. Io non sono nello spogliatoio, ma... No, no, ma noi affrontiamo tutte le partite allo stesso modo. Se pensiamo che siamo primi, veniamo a Novara a fare la partita noi, diciamo le cazzate, non mi piace dirle, quindi siamo venuti in campo di una squadra forte che ha fatto la sua partita di tempra, ci ha messo in difficoltà, poi insomma abbiamo portato a casa un punto che va benissimo e quindi c'è un problema. Grazie mister. Prego.